una scuola di musica all'interno di un carcere, quello di Sollicciano, a Firenze. La scuola è nata per i figli degli agenti di polizia penitenziaria che da oggi potranno imparare a suonare uno strumento all'interno delle mura del carcere. Portare cultura, portare un messaggio per i ragazzi dentro una struttura come questa mi sembra molto significativo, significa che le cose buone si possono fare. Ecco. Si possono fare anche in questi luoghi che di per sé nella realtà spesso sono luoghi di grande sofferenza. E quindi è bello che si moltiplichino le iniziative qua dentro, proprio a dimostrazione del fatto che questo non può solo essere un luogo di reclusione e di pena, ma deve anche essere un luogo di speranza, un luogo di socialità, un luogo di crescita. Un modo per far diventare Sollicciano un luogo della città, grazie al progetto del maestro Mario Ruffini dell'associazione La Pasqua di Bach, che da anni si adopera all'interno del carcere fiorentino con corsi di musica, creando la scuola per i detenuti e anche un coro. I detenuti già da anni, certo, con il maestro Ruffini portano avanti un'attività musicale con Mario Ruffini e con la Pasqua di Bach, per cui, come dire, la sua presenza all'interno dell'istituto c'è già da svariati anni. Oggi questa esperienza la si vuole regalare anche ai figli del personale. La scuola per i detenuti e adesso quella per i figli degli agenti è un modo per rendere migliore la vita all'interno delle carceri attraverso la musica, una musica senza barriere.